Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Dishonored e stavamo per andare al Dumbledore Tower per porre fine a questa schifezza che sta facendo il Lord Reggente. Guardate come ha conciato la nostra povera Dumbledore Tower. Noi, la casa dell'imperatrice, la casa di Emily, guardate come l'ha ridotta. Io subito non ci ho fatto caso, ci ho pensato solo dopo, quando togliendo la visione ho visto effettivamente i muri e le barricate che ha costruito, che ha... Vi ricordate com'era bello questo posto? C'erano alberi, c'erano fiori. Era un posto regale, ora sembra proprio un posto oscuro, di morte. È proprio brutto, l'ha proprio rovinato. Dannato, deve soffrire per questo. Soffrire tantissimo, guardate la torre come l'ha ridotta. Comunque, chiacchiere a parte, io devo trovare il modo di raggiungere quella runa prima di viaggiare, perché se viaggio, se mi sposto, quella runa non sarà più raggiungibile, ma sarà raggiungibile l'amuleto che ci manca, perché ne abbiamo raccolto uno di due. Quindi ora mi farò un giro, mi farò beccare malissimo da tutti, sono arrivata fino a qua senza far scattare allarmi. Ora farò un giro e farò scattare l'inferno, però devo trovare il modo di prendere quella runa, mi spiace. Ho capito, però qua c'è qualcosa che non va, perché io ragazzi proverò a viaggiare, il problema è che non ho raggiunto quella runa, non riesco a comprendere veramente, ragazzi, è qualcosa di alieno a me. Gli arrivo a 25 metri facendo il giro dall'altra parte, ma non riesco a trovare il modo di accedere a quella runa, quindi dovrò lasciarla qua. Porca miseria. Qui ci sono due rune e un amuleto d'ossa. Vediamo se le otterrò tutte, ma secondo me una è rimasta fuori. Porca paletta. Caccolina, quanta gente c'è? Beh, certo, ce la sta facendo nei pantaloni. Il vostro rapporto, generale Tobias? Tutto sotto controllo, Lord Reggente. Sarà meglio ricontrollare. Io vado nella mia camera da letto. Perdonatemi, signore, ma forse è meglio che rimaniate nella stanza blindata sul tetto. No. Ho bisogno della comodità del mio letto. Okay. Confido in voi per la sicurezza della torre. Confida, confida. Raddoppiate le guardie. Venite da me prima di terminare la ronda. Certo, come voi desiderate. Io salvo. Mantieni sicura l'area. Ma porca, l'allarme al minimo problema. Sì, signore. Che è successo? Ah. E state fermi lì voi due? Ok, fate una ronda. Perfetto. Ok. Farò meglio a dare un'occhiata. Porca miseria. Dove lo nascondo, mo, questo? Vorrà dire che si siederà. Perfetto, sta facendo un pisolo. Lo so, lo dico sempre, ma questa volta è vero, guardate, la posa è quella del pisolo. E nessuno l'ha sentito? Ah, ottimo, 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 ottimo. Beh, la mia pazzia questa volta ha avuto ragione, non si è girato. Ho usato un filino di più e non si è girato, ha funzionato, perfetto. No, cavolo, ci sono i ratti però qua. Metti lì. Voi, qui, morite. Vieni qua tu. Ok, ecco questo. No, quello, come non posso? Mi servono quelli blu, pattume. Non me ne hanno dati più. Adesso poi se finisco i poteri è la fine, ragazzi. Allora, fermi un attimo. Muliti d'ossa. Soffochi le vittime con più rapidità. Bere dei rubinetti ripristina mana.
Il tuo mana massimo è leggermente aumentato. Ti muovi più velocemente. Adesso quello lì del leggermente aumentato lo voglio. Perfetto, cioè ho tutto puntato sulla rigenerazione del mana. Cioè, ok. Sono praticamente solo mana io. Tutto sul mana. Va bene. Muro di luce. Se quel tizio non si muove mi toccherà fare così. Ok. Questa è un allarme. Ma dove l'ha lanciato? Ma corvo, qui, porca miseria. Corvo. Porca miseria, corvo. Vieni qua. Ok, questa volta non perdiamoci rune. Oh, oddio, quanto è in alto? 11. Bene, anche tanto volendo guardare. Mentre l'amuleto d'osso è a 66. Questa è più vicina. Dovrebbe esserci ancora una guardia in giro. Credevo ce ne fosse ancora una, ma a quanto pare le ho contate male, perché quella è servitù. Ok, saliamo. No, forse non avevo contato così male. Che loro possono passare qua in mezzo. Sono io che non ci posso passare. Lo so, ho fatto una stupidaggine. Lo so, lo so. Dai, torni indietro. Dannato. E non venire qua. No! Pattume. Che bello avere i passi silenziosi. Posso fare anche queste pazzie, giustamente. La voglia che ho di sparare a quel coso e fargli esplodere su un orecchio. Mamma mia. Mamma mia. Piglialo. Ma avete visto con quale velocità? Ottimo potenziamento! Ok. Ce n'era una molto più vicina, ancora più su. 14. Se era qua. Dove è andata? Complicatissimo, ragazzi, è complicatissimo. Sta dannata runa, porca miseria, sempre più su. Ma è possibile che con più io salgo, con più lei sale? Cos'è? Non è possibile. Le altre dove sono? 65 e 62. Ops, ops. Ripetimi cosa faresti se Slack Joe e i suoi ragazzi di Bottle Street ti assalissero. Allarmi questi, porca miseria, è pieno d'allarmi qua.
Porca miseria. Questo cos'è? Roba da rubare? No, peccato. Peccato, rubiamo un posacenere. È una roba che si fa di solito nelle case dei ricchi. Va bene, è giunto il momento di passare qua. Ma un'altra? Ma quante siete? Ok. Raccata. Ok. Adesso c'era una guardia, eccola. Basta, servienti, ne ho già uccisi anche troppi. Ah, sono due. Ok, fatto. Risolto il problema, perfetto. Signore, ho sentito strani rumori in fondo al corridoio. Salutameli. Provengono dalle stanze del torturatore, quel mostro ambulante. Ah, quindi è qui il torturatore. Tagli lontano. Molto probabilmente è quello il torturatore. Ok, non mi sto avvicinando assolutamente agli oggetti che voglio raccogliere. Oh, forse sì. Forse sì. Sento un rumore. Però ho visto anche un cane, quindi questo non mi rallegra neanche un po'. Col torturatore ci devo parlare o lo devo seccare ancora prima che mi veda? Trova l'essenza del torturatore. Sì, ma non mi dici uccidi il torturatore. Ok. Non devo farmi vedere. Quindi il cane è solo una rottura di scatole. Trova l'essenza. Ok, l'ho trovato. Uccidi il torturatore. Non mi hai visto. Sono un ninja silente della morte, basta. Ah, che schifo. C'è pure un bel tempio dell'esterno, tu però la stai svenuto. E in base a quello che mi dirà all'esterno, deciderò cosa fare di te. Cosa? La tua adorata nonna? Cioè, questo qui... è l'uomo con gli occhi penetranti che la nonnina voleva sposare? Oddio, no ma... No, io resto dell'idea che volesse sposare l'esterno. Non credo che volesse sposare lui. Però nonna Cincia conosce tutta la gente strana, porca miseria. Parlami. Eccoti, corvo, fra le mura della roccaforte del nemico. Che spettacolo magnifico vederti affrontare il Lord Reggente. Come finirà il suo regno? Nel sangue o nella verità? Non è un uomo facile da avvicinare. Se l'imperatrice fosse stata protetta, tutto ora sarebbe diverso. È la vendetta che cerchi oppure hai altri piani in mente? Sistemerai le cose incoronando una nuova giovane imperatrice? Oppure spedirai tutti a gridare nell'oblio. In ogni caso, sarà un grande spettacolo. Ok, sei stato criptico come la morte. E io non so cosa fare di sto tizio. Credo che lo ucciderò solo perché devo fare la missione per ucciderlo. Cioè, non c'è un motivo. Cioè, sì, è un torturatore, ma non ho un reale motivo per ucciderlo. Cioè, la missione dici... uccidi il torturatore, quindi io ucciderò. È facoltativa, ma chi se ne frega, cioè voglio dire. Cioè, volendo giustificare la mia azione, guardate cosa stava facendo. Direi che la mia azione è più che giustificata, quindi tu morirai. In un modo brutto, così. Fatto.
E anche il cane, perché se lo merita, sennò poi muore di crepacuore. Poverino, cosa aveva in mano? Voleva colpirmi con quello? Ma ho fatto benissimo ad ucciderti, maledetto. Comunque c'era scritto D4, 2 di 4 rune, quindi quella fuori è ancora fuori, come sospettavo. Allora, andremo... E se ora nonna Cencia mi odia perché ho ucciso il sommato torturatore? Oh mio Dio! Troverò una nonna Cencia arrabbiatissima, vero? Che vorrà la mia pelle. Vabbè, ucciderò pure lei, chi se ne frega. Allora, andare là. C'era uno che sbucava... Allora, fermi tutti. Devo salire per prendere tutto, vero? 19 e 56. No, quello potrebbe essere su un piano appena sopra. Ok, la stanza del Lord è sul tetto, quindi dobbiamo andare alla parte più alta. E la mia spada è ricoperta di sangue, perfetto. Racconti per bambini, sì, mi immagino. Che bella filastrocca, proprio per bambini. L'avrei letta anch'io, mia figlia, sai? Sicuro proprio. Ups. No, guarda quella roba, vale soldi. Ma sì, forza, resisti. Resisti a questo impulso incredibile. Soprattutto eliminiamo questa gente brutta. Non fischiare che poi non senti la gente che ti viene ad uccidere dalle spalle. Non fischiare. Bleh. Sono chiusa la porta brutalmente in faccia. Come faccio sempre, tra l'altro. Allora, qua dove si va? Io devo trovare però il modo di... Oh, di salire. No, qua non si va, secondo me. Secondo me questa è una strada sbagliatissima proprio. Maissima. Questo? L'isola di Tivia, sì, l'ho già letta. Tra gli altri sono tutti di sopra. E allora noi secchiamo questo. Ah, però no, è contro il muro. Non lo posso seccare, ok. È rischioso lasciare in giro tutta sta gente, ragazzi, lo so. Com'è rischioso quello che sto per fare. Sono contenta di quello che ho trovato. Ho un buon setup, riesco a gestire una situazione così tanto complessa. Perché c'è tanta gente e ancora non mi hanno visto. Questo... è positivissimo. Anche se obiettivamente non mi serve una mazza, perché sono già potenziata al massimo. Quindi messi forza, resisti. Ce la puoi fare. Ce la puoi fare, resisti. La tua avidità deve stare buona per questa volta. E là c'è un muro di luce del ca. Allora, ok. Ok, l'amuleto d'ossa è su sto... cioè, è tutto su sto piano, secondo me. Proviamo. Ok. Al pelo sono scappata! Non mi sono neanche accorta. E la una è lì. Qualcosa ti ha spaventato? Non rompere. Bene, oggi non abbiamo fatto molte scoperte interessanti, a parte capire che Lord Regente ha una paura folle e si è circondato di mille mila guardie, e abbiamo incontrato un altro amico di nonna Cencia, sempre più inquietante, e a questo punto mi fa anche un po' paura, perché se riesce a tenere a bada questi elementi come il tizio della banda di Bottle Street e
questo energumeno che stava scoiando brutalmente un povero malcapitato, io mi chiedo quanto potere può mai avere Nonna Cencia di per sé di suo, cioè per essere così temuta da tutti, no? Temuta o comunque rispettata da tutti, nessuno va a rompergli le scatole, diciamo. Sta cosa mi preoccupa. Comunque, come sempre vi ricordo di lasciare un bel commento sotto, un like al video e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Io vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.